Finalmente i musei sono di nuovo aperti dopo così tanti mesi di chiusura e di fatica per tutti noi. Anche il Museo Diocesano di Milano riapre e riapre per l'estate con un orario prolungato, quindi anche alla sera. È possibile passare le proprie serate nel bellissimo chiostro che è sede appunto del museo, prendendo un aperitivo e poi assistendo alle varie iniziative e in particolare abbiamo inaugurato una mostra di fotografia, come tutti gli anni, dedicata al fotografo francese Jacques-Henri Lartigue. Il sottotitolo è L'invenzione della felicità, fotografie. Ecco, proprio per questo motivo, il sottotitolo, ci interessa proporre questa mostra. Questa mostra noi l'abbiamo promossa proprio durante il periodo della pandemia, quindi con un po' di rammarico, lo dico, anche un po' di invidia. Di fatto considero la vera prima ufficiale di Lartigue questa mostra milanese. E soprattutto sono molto contento che sia Lartigue, perché come diceva la direttrice, insomma, in questo momento c'è bisogno anche di parlare di positività e di felicità. E io credo che Lartigue davvero sia il fotografo più giusto. Questo fotografo aveva tra tantissime caratteristiche, una di queste era quella di fare degli album. Credo che ognuno di noi abbia almeno un album di famiglia. Beh, lui ne aveva 120, un numero veramente incredibile, più i diari e più appunti e disegni. E questa era la sua firma. Jacques-Henri Lartigue e con il sole. E questo sole è l'idea della felicità, è l'idea della luce che lui ha sempre avuto. Ferdinando Schall diceva una cosa che mi ha sempre commosso e diceva: ma l'obiettivo più alto che può raggiungere una fotografia non è quella di finire sulla prima pagina di un quotidiano, ma è quella di poter stare con equilibrio dentro un album di famiglia. Lartigue, insomma, ci è riuscito per 120 album e non è un caso che Ferdinando Scianna è stato un grande amico di Lartigue e ci auguriamo, riguardo alla direttrice del museo, perché vogliamo invitarlo e sarà una sorpresa per tutti voi ascoltare le parole di Ferdinando Scianna dedicate a Lartigue. Dopo così tanto tempo di fatica e appunto di chiusura nelle nostre case, pensiamo che sia proprio bello l'approccio di questo meraviglioso fotografo che inizia a fotografare all'inizio del 1900 e muore negli anni 80 del Novecento, quindi lavora davvero per tantissimi decenni. E questo fotografo guarda sempre alle piccole cose, alla quotidianità con il sorriso, dicendo che è proprio necessario trovare la bellezza e il sorriso in ogni istante della propria vita. E con questo modo riesce a raccontarci la storia universale e la propria storia quotidiana. Ecco, questo vuole essere un invito, guardare sempre con il sorriso la realtà.